La realizzazione del Central Park a Lanciano potrebbe essere l'occasione per recintare una nuova area a sgambamento per i cani. A chiederlo sono una quarantina di famiglie del centro città che si identificano con il gruppo Amici a Sei Zampe. Con la chiusura della Villa delle Rose, diventato un cantiere, è venuto infatti a mancare l'unico spazio in centro dedicato ai nostri cani, dicono i proprietari. Adesso l'unico ritrovo è la piccola area tra l'ex ippodromo e la vecchia stazione della Sangritana, una zona angusta e spesso resa pericolosa per i cani, tra rifiuti di ogni genere e cocci di bottiglie rotte. Il comune di Lanciano si è recentemente dotato di un regolamento per la tutela degli animali, che all'articolo 24 prevede proprio l'individuazione di aree di sgambamento in città. Dall'approvazione del regolamento in consiglio comunale è trascorso un anno e mezzo, lamenta il gruppo degli Amici a Sei Zampe, che nel frattempo ha avviato una raccolta firme per ottenere un duplice obiettivo: un'area sgambamento durante la chiusura di Villa delle Rose e una nuova area dedicata ai cani all'interno del futuro Central Park. Noi ci ritroviamo qui a 10 metri per 10 con i nostri cani, che noi ne saremo una trentina, però purtroppo i cani non è che possono correre, perché loro hanno questa necessità di correre e di stare insieme agli altri cani. Questo in più è un luogo dove noi, anche esseri umani, ci ritroviamo, e ci sono parecchi anziani anche che vengono con i cani per socializzare, per parlare. Anche se a Lanciano non c'è un luogo dove magari ricevere un anziano. Questo è importante. Potevano tranquillamente lasciarci un minimo di spazio lì, e nel frattempo che aggiustavano dall'altro lato, tanto non è che pretendiamo chissà che, qua è tutto aperto. Il problema è se scappa il cucciolo, è in mezzo alla strada. E chi c'ha il cucciolo? E lo tiene come un figlio. Però non ci possono relegare in un angolo, sentirci ghettizzati in tutti i sensi. Chiediamo all'assessore Davide Caporale e al signor sindaco Mario Pupillo di mettere in fede il regolamento tutela animali, che è stato già approvato nel 2018, e quindi di mantenere fede a quello che loro hanno approvato in consiglio. Come ha detto bene Franca, questo non è solo un ritrovo per i cani, ma anche un ritrovo per le persone che vogliono, si creano delle nuove amicizie, e questo dovrebbe far piacere, e l'amministrazione non può sottovalutare questo bisogno.